è stato trovato senza vita nel suo letto della sezione infermeria del carcere Triestino del Coroneo. Un uomo di 42 anni in cella con l'accusa di maltrattamento in famiglia è morto questa mattina per un probabile infarto. A dare la notizia è il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria Sappe. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali, tanto che gli stessi compagni di cella credevano che dormisse. Il detenuto non risultava essere tossicodipendente e non assumeva terapie particolari. La cella dove il 42enne stava scontando la sua pena, che fra l'altro stava per terminare, ospitava 6 persone, 3 in più di quanto inizialmente previsto. Attualmente a Trieste vi sono 195 detenuti rispetto ai 155 posti regolamentari. Un problema, quello del sovraffollamento, che colpisce, seppur in maniera ridotta rispetto ad altre realtà penitenziarie italiane, anche il capoluogo giuliano. A sottolineare il lavoro del personale, che lavora proprio in queste condizioni talvolta precarie, è il segretario generale del Sappe, Donato Capece, che evidenzia l'operato degli agenti costretti spesso a convivere con problemi strutturali, carenza di organico ed il problema, appunto, del sovraffollamento delle carceri.